Professor Severino, nei suoi scritti lei ha colto un nesso che legherebbe la dottrina dell'essere all'antica esigenza di trovare un rimedio contro il dolore e contro l'angoscia della morte. Come si articola questo nesso? Il problema della vita è innanzitutto la terribilità del dolore. Allora, non dico che l'unico valore della teoria consista nel suo essere semplicemente uno strumento in base al quale, conoscendo come stanno le cose, si fa argine contro il dolore. Dico che proprio perché la teoria intende essere verità, e cioè non una teoria qualsiasi, ma la teoria assolutamente vera, proprio questo consente di andare incontro al dolore con occhio diverso da quello che gli uomini posseggono quando ancora non sanno. E la nostra morte è profondamente diversa dal modo in cui moriamo quando sappiamo che noi andiamo nel niente. E questo vuol dire qualche cosa di eccezionale, e cioè che con i greci gli uomini incominciano a morire e quindi a nascere in modo diverso da come gli uomini nascono e muoiono prima dei greci, prima di saper qualcosa del niente. Allora, i greci evocano questo significato terribile, radicale, il significato del niente, e lo evocano nella sua contrapposizione infinita all'essere, e cioè lo evocano come l'assoluta negatività che non ha alcunché dell'essere. In questo modo il processo del mondo acquista un carattere estremamente angosciante. Ecco, il greco evocatore della minaccia estrema è insieme il greco che va alla ricerca del rimedio contro la minaccia estrema. E Parmenide, dico, evoca l'estrema minaccia, la contrapposizione infinita dell'essere e del niente, ma insieme evoca il modo singolare di costruire un rimedio contro questa minaccia. E il rimedio è la metafisica e l'ontologia di Parmenide. Torniamo sulla questione dell'essere. Quali sono i segni che ci permettono di riconoscerlo? Se l'essere è assolutamente opposto al niente, allora la conseguenza di Parmenide, la prima conseguenza, il primo dei semata li chiama, i segni che convengono all'essere. Il primo dei segni è che è immutabile, eterno, incorruttibile, ingenerabile. Perché? Anche qui non si limita a affermarlo. Perché dice, e qui l'attenzione deve diventare massima, perché se si generasse o si corrompesse, esso proverrebbe, esso ancora meglio, sarebbe stato niente e tornerebbe ad essere niente. Ma l'essere non è il niente, dunque è impossibile che sia stato niente, che torni ad essere niente, e questo vuol dire che è impossibile che non sia, e questo vuol dire che è eterno, ingenerabile, immutabile. Come sarebbe nato e da dove? Dal non essere non ti permetterò né di dirlo né di pensarlo. Infatti dell'essere non si può dire né pensare che non è. Quale mai necessità lo avrebbe spinto, proveniente da nulla, a nascere prima o dopo? E inoltre non è divisibile perché è tutto uguale. Né vi è da una parte un di più, né da una parte un di meno che possa impedirgli la contiguità di sé con se stesso. Ma è tutto pieno di essere, perciò è tutto contiguo. Difatti l'essere è a contatto con l'essere. Taluni hanno obiettato di fronte all'affermazione di Parmenide, l'essere non è il non essere, che si tratti solo di un'affermazione tautologica.
in cui, insomma, non si farebbe altro che ripetere il soggetto senza aggiungervi niente. Si predica, cioè, l'essere dell'essere. Qual è la forza logica di questa affermazione che sembra tautologica? Vede, la tautologia non è qualcosa di cattivo, perché frasi tautologiche possono essere vere, possono sembrare noiose e banali, però vale la pena riflettere che, sotto un punto di vista di logica formale, il rapporto tra assiomi e teoremi in una teoria matematica è un rapporto tautologico. Se valgono gli assiomi, valgono i teoremi. Ora, se io le dico i cinque assiomi di Peano, tutte le frasi vere e dimostrabili dell'aritmetica seguono da questi assiomi. È una tautologia dire: se valgono gli assiomi di Peano, allora è vera, è vero, mettiamo che esistono esiste una frase molto semplice, che esistono un infinito numero di numeri primi. Però dimostrare concretamente che dalle assiomi segue questo teorema non è poi tanto facile, e la storia della matematica non è ancora riuscito, nella storia della matematica non si è ancora riuscito a dimostrare molti teoremi che seguono dagli assiomi. Ciò vale secondo me anche per Parmenide. La genialità di Parmenide è stata di dedurre dal principio l'essere e il non essere, qualità dell'essere. E credo che questa è la cosa praticamente nuova in Parmenide. Parmenide è il primo filosofo che argomenta. Non si può dire che i Milesi argomentassero seriamente. Ci sono induzioni, riflessioni, ma una vera argomentazione stringente e rigorosa si trova solo con Parmenide. E dall'idea che l'essere è e che l'essere non può non essere, Parmenide riesce a dedurre in maniera coerente qualità dell'essere, per esempio la sua staticità, perché se l'essere si muovesse sarebbe in un momento e nell'altro non sarebbe ancora. Ciò porta alla contraddizione che abbiamo prima detto. Cioè, si può dire che Parmenide ha scoperto una tautologia che ha la forza in sé di poter fondare determinazioni dell'essere. Per la parola e il pensiero bisogna che l'essere sia. Solo esso, infatti, è possibile che sia, e il nulla non è. Su questo ti esorto a riflettere. Innanzitutto, da questa via di ricerca ti tengo lontano, ma anche da quella su cui mortali che nulla sanno vanno errando, gente dalla doppia testa. L'incapacità, infatti, nei loro petti, dirigele errabondamente. Essi sono trasportati, sordi e insieme ciechi, attoniti, gente incerta, per i quali essere e non essere sono ritenuti lo stesso e non lo stesso, e di tutte le cose il cammino è reversibile.